Amici di Nokioteca, siamo al Mobile World Congress, in realtà siamo all'evento dedicato di HMD Global di Nokia, che ha presentato, devo dire che avete spaccato, posso, adesso entreremo nel dettaglio, ma complimenti. Intanto grazie, siamo di nuovo insieme. Grazie, grazie a voi per essere tornati a questo evento, al Mobile World Congress. Grazie a voi per i commenti che avete fatto. tutti i commenti. Esatto. Vuoi presentarti per chi magari non ti conosce? Sì, no, per chi non mi conosce, mi chiamo Alberto Colombo, sono responsabile Italia, quindi il GM di HMD Global, che è questa società, che è una startup finlandese che si è presentata ovviamente al mercato della telefonia l'anno scorso. E diciamo che questa società finlandese, questa startup finlandese, parte con questa nuova avventura nel rilancio del brand Nokia. E l'avete fatto in questa edizione alla grande. L'anno scorso siete partiti piano pianino, ma quest'anno, ripeto, secondo me avete spaccato, perché innanzitutto avete presentato un sacco di modelli. Sì, abbiamo presentato oggi 5 modelli, se non vado errato, esatto. Esatto, l'8110, il Nokia 1, Nokia, sì, 6, abbiamo presentato il Nokia 7, l'8110, il Nokia 1, il Nokia 6.1 e il Nokia 7 Plus e il Nokia 8 Sirocco. Questi sono i 5 modelli che abbiamo presentato oggi. L'abbiamo fatto in diretta mondiale, l'abbiamo tenuti nascosti fino ad oggi e sono, a mio avviso, una chiusura di un anno storico per la società, perché al primo anno siamo riusciti a entrare in 80 paesi e i nostri prodotti vengono attivati circa in 170 country, quindi questo è il primo risultato. Tu hai detto una cosa corretta, l'anno scorso l'abbiamo fatto con calma, però vogliamo mantenere la nostra umiltà nel creare i prodotti e crearli per quello che il cliente finale vuole. Questa è la priorità di quello che oggi volevamo comunicare, oltre ai modelli nuovi. Avete fatto dei bei numeri, nel senso che avete veramente, avete fatto vedere un po' alla presentazione che siete andati molto bene quest'anno, avete avuto degli ottimi risultati e state dando un ottimo segnale al mercato e anche ai competitor. Sì, abbiamo avuto gli ottimi risultati adesso al di fuori del mercato italiano, che poi avremo modo di parlare del mercato italiano, però a livello West Europe ad esempio siamo entrati nei primi 5 vendor, quindi un ottimo risultato. I risultati ovviamente sono da unirsi tra gli smartphone e i mobile phone. Sicuramente nella presentazione che Florian ha fatto, che è il nostro numero uno, ha indicato che per quanto riguarda i mobile phone nel giro di 6 mesi siamo tornati ad essere i leader indiscussi. Però una grande mano in questa gara ce l'ha data ovviamente il 3310, che adesso viene affiancato dall'8110, che è però a mio avviso un qualcosa di più tecnologico. Esatto, allora partiamo proprio magari dall'8110 e dal Nokia 1. Li avete fatti, adesso mi hai dato già un'anticipazione, per diciamo essere ancora più presenti nei future phone e dare anche qua un segnale forte di leader nel sì, mercato. Fai conto che per noi, allora, l'8110 per HMD fa parte di una categoria che si chiama Originals, è ovvio, sono i modelli, i nomi di prodotti Nokia storici che vengono ripresi con la forma e non con le stesse caratteristiche tecniche, ovviamente c'è una rivalutazione di quanto è il prodotto. Vengono messi sul mercato già con il 4G, non più con il 2G, quindi ha già qualcosa di più evoluto. Secondo me andranno in due fasce di mercato, perché ovviamente il Nokia 1 è adeguato per colui che vuole entrare nel mondo degli smartphone a pieno, perché comunque sia il prodotto ha 1 giga di memoria e utilizzerà un sistema operativo che è l'Android Go, che permette quindi di avere a basso prezzo, ad un prezzo contenuto, il massimo della tecnologia. E dall'altra parte invece l'8110, che non deve spaventare colui che non vuole utilizzare uno smartphone, mantiene la sua tastierina con i numeri classica e potrà permettere di avere un ingresso al mondo dello smartphone, alle top app che sono in questo momento richieste nel mondo dello smartphone. Che comunque non se ne può fare a meno, perché ormai si è dovuto inserire questa tipologia di app anche su questi telefoni, sì, che esatto, ovviamente non nascono poi. È vero. Però per esempio nell'8110 abbiamo anche l'assistente vocale. Sì, sarà molto divertente vedere l'assistente vocale. Sì, non entro nel dettaglio di quello che l'8110 avrà, perché comunque sia
Non so se avete capito, durante la presentazione l'8110 vi è stato indicato che arriverà nel mercato mondiale a maggio. Noi dovremmo essere tra le prime country a ricevere l'8110, visto il grande successo del 3010 in Italia. Avremo poi modo di presentarvelo in Italia e vi parleremo anche di cosa ha dentro il prodotto. Oggi quello che vogliamo indicarvi è la forma particolare, la struttura, questa flip che si alza e si abbassa, e i due colori che sono, uno è veramente flash, perché il giallo, quando l'ho vista la prima volta, è veramente, veramente molto carino. Esatto. Prezzi velocemente, prezzi, allora, che ci hanno dato, non sono per quanto riguarda l'8110, il prezzo dovrebbe essere 89 euro, prezzo al pubblico consigliato, con le tasse e tutto, quindi prezzo al pubblico consigliato. Per quanto riguarda invece il Nokia 1 dovremmo andare intorno ai 99 euro. Perfetto, comunque i prezzi. Okay. Sul Nokia 1, quello che oggi non abbiamo comunicato adeguatamente, secondo me, è la parete che vedete alle mie spalle, cioè questa idea di dare nuovamente colore ai prodotti e dare la possibilità al cliente finale di cambiare le cover e il colore del prodotto quando e come vuole, come un tempo si faceva. Si torna veramente alle origini. Ok, parliamo velocemente di Nokia 6, Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco. Okay. Il Nokia 6.1 è l'evoluzione del Nokia 6 che abbiamo presentato l'anno scorso ed è uno dei prodotti smartphone di Nokia, o di HMD meglio, con maggior successo, perché è stato forse il prodotto più richiesto. Poi è ovvio che da un punto di vista, ad esempio, Italia, le attivazioni maggiori ce le abbiamo col Nokia 3, che ha un punto prezzo diverso. Però il Nokia 6 è stato rivisto, quindi diventa un prodotto ancora più veloce perché è stato cambiato il processore, quindi il processore è uno Snapdragon 630, il fingerprint, quindi il rilevatore di impronte viene messo in maniera posteriore, il prodotto viene rivisto esteticamente e diventa un bel prodotto molto molto resistente, mantiene la sua resistenza e però con velocità superiore. È un bel prodotto per colui che deve lavorare, per colui che utilizza il telefono in modalità tutti i giorni e lo usa anche magari bruscamente. Certo. Per quanto invece riguarda il Nokia 7 Plus, questo è un prodotto, a mio avviso, che diventerà sicuramente il rapporto qualità-prezzo migliore che in questo momento proponiamo, perché nella fascia prezzo che va dai 300 ai 400 euro è il prodotto con, ripeto, il rapporto migliore, a mio avviso, è il mio parere personale. Comunque è un display da 6 pollici questo. E perché un display da 6 pollici 18 noni? Beh, comunque diamo la massima esperienza nel fare la foto, nel vederla sul display, il video nel vederlo sul display, perché entrambi i prodotti, sia il 6.1 che il 7 Plus, avranno lenti Carl Zeiss, ma quello che ci deve passare è questo display 18 noni, permetterà un po' a qualcuno di lasciare a casa il tablet. In mobilità ci sarà qualcuno che dirà: beh, con questo prodotto riesco comunque a vedere il mio telefono preferito. Il 7 Plus mi è piaciuto tantissimo anche per i colori e la qualità dei materiali, bellissimo. Il nero con la cornice è veramente bella. Beh, ma allora perché ti piace il nero opaco? Tantissimo. Ho un problema con il nero. No, cioè, allora, tra il Nokia 7 Plus c'è sia nero copper che bianco copper. Il bianco copper è molto femminile, però sincero, piace, è bello, anche. No, è molto raffinato. Molto, molto raffinato. Nokia 8 Sirocco, come mai Sirocco? Come mai l'unico che ha un... Nome Sirocco è un nome che c'era già nella storia di Nokia. Okay. Il prodotto si chiamava Nokia 8008 Sirocco, che forse voi eravate troppo giovani, non vi ricordate. Era un prodotto con... già utilizzava del materiale diverso, perché ai tempi l'8008 era un prodotto con una lega d'alluminio, quando i prodotti di telefonia ai tempi erano solo in plastica. Ora, perché viene chiamato così? Quindi si riprende quel concetto di portare sul mercato un prodotto fatto con dei prodotti totalmente diversi, quindi non è più lega d'alluminio, parliamo di acciaio, e quello che dobbiamo tenere in considerazione è due pezzi di vetro che si uniscono, detto così è molto volgare i pezzi di vetro, ma si inseriscono su una scocchia in acciaio che non permette al prodotto di flettersi, e quindi la rottura per flessione è ben difficile poterla sostituire.
la rottura del display avviene solo se cade, scade con lo spigolo. È il prodotto per noi di fascia alta, quello che porta il nostro livello, l'asticella di caratteristiche tecniche e per quel cliente che vuole qualcosa in più. Quindi si alza il livello del Nokia 8 che avevamo presentato ad agosto l'anno scorso. Prezzo, uscita dicono aprile. Allora, di quel prodotto parliamo di fine aprile, inizio maggio, non partiremo con grossi volumi ovviamente con questo prodotto, prezzo al pubblico dovremmo essere intorno ai 799. Perfetto. Va bene, direi che abbiamo fatto una bellissima carrellata, io ti ringrazio ancora della disponibilità. Vi prego di venirmi a trovare allo stand, sennò poi rimango là da solo. Assolutamente, verremo anche là. Va bene, grazie a tutti. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie, ciao. Francesco Colonna per NokiaTech.net. Ciao a tutti. Grazie.